Buonasera a tutti, siamo arrivati al decimo, nonché penultimo incontro di questa serie dei confini della scienza e stasera, forse per quello che mi riguarda perlomeno, è un po' più di confine la conversazione che faremo, perché riguarda insomma le frontiere più nobili, forse più nobili in senso scientifico, del sapere contemporaneo, credo, perché poi non mi ha raccontato quello che dirà, a parte quello che tutti quanti forse avete letto sull'avviso. Ma perché dico questo? Perché le cose che vengono dette nella presentazione di questa serata, cioè che sembrerebbe in qualche modo, io adesso cerco di dire due minuti perché, da un punto di vista di ex fisico e adesso filosofo della scienza, sembrerebbe in qualche modo che il carattere sperimentale della fisica sia venuto meno negli ultimi 2-3 decenni. E questa non è cosa da poco, perché appunto il pensiero moderno, come voi sapete, nasce proprio con l'osservazione di Galilei, che molti pensatori per tempo speculavano sulle caratteristiche della Luna, ma invece ci volevano, a parte le necessarie dimostrazioni, ma ci volevano le sensate esperienze. E appunto, in un famoso passaggio poi del dialogo sui due massimi sistemi, Galilei insiste che i discorsi nostri hanno da fare con un mondo sensibile e non, dice, sopra un mondo di carta. Sopra un mondo di carta. Questa idea, che appunto segna la nascita della scienza moderna, si trascina per 2 secoli e mezzo. Finché diventa poi appunto con l'empirismo logico, cioè nella prima metà dello scorso secolo, addirittura il segnale perché un discorso sia sensato. Un discorso è insensato se appunto non è in qualche modo controllabile, falsificabile, verificabile, falsificabile dal punto di vista sperimentale. Naturalmente poi il pensiero del Novecento questo punto di vista lo ha molto criticato, è stato messo in discussione anche dai filosofi della scienza, però si può dire che anche che nelle teorie diciamo consolidate di cui disponiamo, che sono da una parte il modello standard e dall'altra la reattività generale, abbiamo come patrimonio consolidato 2 teorie che sono innanzitutto che forniscono per il loro dominio di validità delle previsioni e delle spiegazioni molto molto accurate, ma sono soprattutto controllabili. Anche lo stesso modello standard è stato messo in questione da presunti risultati empirici che ne hanno richiesto, sembrava che ne richiedessero delle modifiche, poi in realtà ha vinto questo tipo di modello. Ora succede che da quasi 30 anni quando ci si è cominciato proprio a interrogare come mettere insieme questi 2 pilastri del pensiero scientifico contemporaneo, questo carattere del sperimentale della fisica invece è venuto meno. E da allora è successo un fenomeno che i sociologi della scienza hanno subito registrato, cioè è successo che migliaia di fisici di elevatissima qualità in 20 anni, 25 anni, hanno prodotto decine di migliaia di articoli scientifici, portandosi via un sacco di risorse che neanche riguardano una teoria, ma secondo alcuni riguardano una speranza di teoria. Giovanni Amelino non è di questa tribù degli estinguisti,
Ma insomma, questo è un fenomeno formidabile, perché la corporazione, diciamo, della fisica ha fatto questo sostanzialmente per 20-25 anni, cioè ha fatto fisica senza costruire una teoria che, come Giovanni sostiene invece di vedere in modo apprezzabile, è una fisica senza fenomenologia sostanzialmente, perché la teoria delle stringhe, come voi forse sapete, è una teoria che per ora non arriva a definire delle previsioni che siano in qualche modo controllabili, sicché proprio il padre, uno dei padri del modello standard, cioè il premio Nobel Glasgow, ha definito, ha assimilato questo sforzo alla teologia medievale, e altri hanno sostenuto che il più grande fisico tra gli universi vivente, che è il padre poi di questa nobile di questa tribù, cioè Edward Witten, sia il sacerdote di questa teologia medievale. Giovanni Melino Camelia, che lavora da tempo sulle questioni della relatività quantistica, si è posto invece il problema di arrivare, di fare qualche cosa di altro, anche magari al prezzo della generalità. A me piace molto una cosa che ho trovato nel suo articolo del 2008, in cui Giovanni Melino Camelia conclude che potremmo in qualche modo essere in posizione di investigare qualche teoria della gravità quantistica falsificabile, anche se non sia una teoria del tutto, quindi una teoria magari incompleta, ma che in qualche modo sia falsificabile. Quindi il tema di questa sera è come può essere sostanzialmente sperimentale una fisica che si occupa di energie che nel nostro pianeta non sono raggiungibili dal punto di vista sperimentale, ci dobbiamo affidare a prove indirette, e appunto Giovanni Melino Camelia ci parlerà di questo. Il nostro relatore è laureato a Napoli, ha avuto un dottorato all'MIT, è stato visitatore di università prestigiose, ha un sacco di articoli scientifici, riconoscimenti internazionali. Lascio la parola a lui, che con i contenuti ci darà meglio prova di sé. Allora, vediamo un po'. Comincio subito con gli altri. E il percorso che ho immaginato è un percorso che, diciamo che nell'ottica di quello che è appena stato detto, prova a farvi cogliere la natura delle questioni, delle domande a cui stiamo cercando risposta, senza spiegarvi queste domande, perché sarebbe molto complesso e comunque sono stato codardo e non ci ho provato. Però per analogia capirete quanto è ambizioso l'obiettivo di questa sfida a cui farò riferimento. E questo mi richiederà un certo investimento di risorse temporali di questo incontro, e poi arriverò alla fine a una questione per me più cara, che è quella che è già stata ricordata, cioè della sfida che rappresenta una sfida che non ha precedenti nella storia della scienza, che rappresenta la ricerca di indizi sperimentali nello studio di queste questioni. Il percorso che mi sono inventato è questo, diciamo, sì, come al solito facciamo noi, ricicla pezzi di percorso che ho proposto altre volte, ma questo percorso così è la prima volta che lo propongo, quindi preparatevi all'esito eventualmente in fausto. Ma l'idea è prima di proporvi quello che secondo me è l'obiettivo più sublime della scienza, quindi
provare a farvi condividere, se, se lo scegliete, il mio, quello che diciamo è, alimenta la mia passione per la scienza. E non, non starò a dirvi, pur, pur essendo vero che la scienza cura tumori e fa funzionare GPS, immaginerete che parlerò d'altro, anche se quelle altre cose sono importantissime, sono i giusti motivi per cui veniamo pagati. Fatto quello, proverò a evocare, o almeno suggerire, che altre, altre grandi conquiste per l'uomo si nascondono appunto in questo problema della gravità quantistica che pian piano riuscirò ad introdurre. E quindi per chiudere arriverò alla questione sperimentale. Cos'è per me la scienza? La scienza è chiaramente tante cose, spero per molti dei presenti davvero sia quella cosa che ha curato il male di una persona cara o che ha facilitato la vostra vita in un certo modo. Però per me la scienza è la sfida dell'uomo di superare, diciamo, i limiti della propria percezione sensoriale di quello che siamo e dove siamo, in un certo senso. A me piace chiamare questo, questo aspetto della scienza quello in cui smaschera delle inferenze ingannevoli. Questo sarà un tema, il primo spoglio che ho intenzione di recuperare. Chi di voi è stato ad un precedente incontro con l'amico Carlo Rovelli o ha letto il libro di Carlo, l'amico Carlo, io non l'ho letto il libro di Carlo, però so che lui, diciamo, e questo vuol dire qualcosa, insomma. Lui è su un percorso simile a mio per certi aspetti. Noterete, quelli che hanno fatto, che sono eroici entrambi in questi percorsi, noterete che per me c'è un po' un fuoco particolare su alcuni casi, su alcune tipologie particolarmente caratterizzanti della nostra percezione dell'universo, di queste, di questi casi in cui la natura ci appare diversa da noi. E poi per me c'è il tema caro, relativissimo, come vedrete, per me i casi in cui quelle che io chiamo evoluzioni relativistiche ci hanno accompagnato per superare un'inferenza ingannevole sono tappe, io le vedo come le tappe principali della storia dell'uomo, ovviamente una prospettiva molto peculiare. Prima il tema dell'inferenza ingannevole. L'inferenza ingannevole non del mio tipo, ma che fa capire, diciamo, del tipo che amo, ma che fa capire il concetto, può essere quella del, diciamo, di quando da bambini guardiamo un filmato. La nostra è molto calzante per una serie di motivi, per parecchie delle sfide con cui mi confronto questo esempio è davvero calzante. In primo luogo, diciamo, da bambino, anche da adulti se non abbiamo studiato molto di come funziona la cinematografia, la percezione è quella di assistere a un fenomeno fluido. L'immagine televisiva viene allora percepita come fluida. Quando non abbiamo scelto o non abbiamo comunque gli strumenti per capire come ci viene proposta questa fluidità dell'immagine, assumiamo che il meccanismo che c'è dietro a noi ignoto sia esso stesso fluido. Poi studiando comprendiamo che in realtà ci vengono proposti 24 fotogrammi al secondo divinamente. Quindi in realtà il meccanismo che c'è dietro alla nostra percezione di fluidità della, del flusso dell'immagine è non solo diversa da come la percepiamo, ma è proprio qualitativamente, non solo quantitativamente, ma qualitativamente diversa da come la percepiamo. È un mezzo di comunicare discreto. La nostra percezione è continua, ma il meccanismo che c'è dietro è discreto. La nostra inferenza istintiva che il meccanismo dovesse essere anch'esso fluido, visto che la nostra percezione era fluida, viene facilmente smascherato, magari avendo in mano la pellicola di uno di questi vecchi cinema, che ci accorgiamo subito che ce la vediamo.
interessante per me è che questo inganno è possibile perché il nostro apparato di misura, l'apparato di misura che è in gioco, che è essenzialmente il sistema occhio-cervello dell'umano, ha dei limiti di risoluzione, come tutti gli apparati sperimentali. Ogni apparato sperimentale, non esiste apparato sperimentale senza avere quasi la definizione di apparato sperimentale. È vero che in televisione si enfatizza tutto quello che può fare, ma non lo caratterizza meno tutto quello che non può fare. Ogni apparato sperimentale non può fare infinite cose e non può fare un infinito piccolo. Il nostro apparato occhio-cervello, dal punto di vista temporale, non è in grado di risolvere evoluzioni temporali che siano su scala inferiore al 15°/20° di secondo. Ecco perché con 24 fotogrammi al secondo noi abbiamo la stessa sensazione a cui siamo abituati quando il processo a cui assistiamo è davvero fluido. Quindi ci sono due questioni, differenza ingannevole e la questione della risoluzione temporale. Questo è un esempio molto facile, ci avete tutti giurati da piccoli facendo dei disegnini sul quaderno, poi premendo lì e si vedeva l'immagine, no? Però a me serviva questo esempio per questi due contenuti, per lui preziosi. È già andata forse la batteria? No, ma devi flashare verso là. Ah, verso di là. Perché il computer sta di là. Funzione. No, l'ho fatta, esatto, io funziono bene. Se tu lo dici, io mangio. Allora, cominciamo con forse per certi aspetti la mia preferita, differenza nel mio. Quindi già prendiamo la lontana oggi. Partiamo con Galilei. Un po' perché come italiano ci tengo sempre, anche qui in Italia si dice sempre la verità di Einstein. La verità non è di Einstein, diciamo, la prima delle analisi è quella di Galilei. Einstein, come discuterò brevemente, ha grande merito di essere stato in grado di far evolvere quella teoria e non teoria che si adattasse a regimi fisici più ampi di quelli accessibili a Galilei. Cosa fa questa meravigliosa teoria di Galilei? Fa tantissime cose, ma per uno come me quello che fa di grandioso è che libera l'uomo della inferenza ingannevole dell'ambiente assoluta, quindi ci regala la relatività dell'ambiente. L'ambiente assoluta è un'inferenza particolarmente viscida e ingannevole, davvero in maniera molto subdola e appunto viscida. C'ha due parti essenzialmente, si basa sulla nostra percezione quotidiana che i corpi tendono a stare fermi, cioè da far fatica per farli muovere. È una cosa talmente che riempie le nostre giornate e le riempiva davvero tutte i tempi di Galilei. Notate anche questo punto importante, tempi di Galilei, tutte le giornate di tutti gli uomini erano piene di questa sensazione che per far muovere qualcosa bisognava faticare, le cose non si volevano muovere da sole. Ora abbiamo almeno gli astronauti che nello spazio sanno benissimo che se perdono quella cordicella vorrebbero andare in quiete assoluta rapidamente, ma invece si allontana la micella per sempre. Quindi notate come anche evolve il regime della fisica dell'uomo, esplora. Se fossero stati gli astronauti ai tempi di Galilei, la quiete assoluta non avrebbe esistito un secondo come concetto dell'uomo. A quei tempi davvero tutte le percezioni dell'uomo potevano suggerire l'assolutezza della quiete. Questo è un concetto insidioso perché avere una quiete assoluta impone che ci sia un qualche, in senso tecnico, riferimento, una quiete rispetto a qualcosa. Perché sappiamo tutti che si può essere inquieti rispetto a un treno o si può essere inquieti rispetto alla stazione. Qual è la quiete? Se c'è una quiete assoluta deve essere anche specificato una quiete rispetto a cosa è assoluta, e quindi accompagna il concetto di quiete assoluta a quei tempi il concetto della terra ferma. È un interessante esercizio per capire questo, è proprio quando nasce la scienza moderna, ed è interessante vedere il percorso logico. Immagino sia tutti noto, ma provo a ripercorrere. Quindi serve la terra ferma, serve una terra che sia in quiete essa stessa affinché poi la quiete rispetto a quella terra possa essere assoluta e privilegiata come condizione per un corpo. Di nuovo, ora sarebbe impossibile pensare che la terra sia ferma, diciamo con l'accesso ai regimi della fisica che abbiamo adesso sarebbe impossibile. Ma vediamo
tra le esperienze del tempo qual era più menzionata come evidenza del fatto che la Terra è ferma. L'evidenza era il fatto, si citava spesso la questione della torre, se dall'alto di una torre si lascia cadere un sasso, il sasso cade lungo la verticale della torre. E questo, ragionando, a quei tempi si pensava questo fosse ragionare, alcuni pensavano fosse ragionare, ora così ragionano solo politici e tifosi al bar, però a quei tempi era, diciamo, era per molte, tranne poche eccezioni, come Galilei, che vedremo Giordano Bruno, quello era il massimo della logicità. Se cade lungo la verticale vuol dire che la Terra non si muove, che se la Terra si muovesse, no, mentre cade il sasso si sposta e quindi il sasso cade, che so, a destra la torre. Non fa una piega, non fa una piega come appunto i ragionamenti a cui facevo riferimento. La piega la fa grossa. Come in realtà, secondo me, sottolinea con eleganza Giordano Bruno, con largo anticipo su Galilei, da questo punto di vista. E la cosa interessante è che, diciamo, è proprio esporre che quel modo di ragionare, tra virgolette, non era un modo di ragionare senza virgolette. E Giordano Bruno lo usa per assurdo, questo è un modo. Poi nella logica moderna è ben chiaro come funziona, quando si dimostra che un percorso logico è incorretto, mostrando che porta a conclusioni per assurde. E Giordano Bruno osserva, guardate, che anche quando ci mettiamo sull'albero maestro di una nave, in moto rispetto alla Terra, se facciamo cadere il sasso cade ai piedi dell'albero maestro. Allora questo dimostrerebbe che anche le navi sono tutte ferme. Ma come fanno le navi a essere ferme, la Terra a essere ferma, a essere tutti fermi? Quindi si vede che il vostro ragionamento per dimostrare che la Terra è ferma non è un ragionamento. E da lì nasce, e da lì, ora non mi soffermo sulla teoria di Galilei, bellissima ma semplicissima, da lì nasce. Poi con Galilei prende forma proprio come teoria fisica, anche con una matematica che governi le varie leggi delle teorie relativistiche, nasce la prima teoria relativistica, quella galileana, che ci libera dal concetto di quiete assoluta. Ora faccio un salto all'Ottocento, ed è una cosa molto interessante per me sottolineare, che non sono uno storico, ma a me non risulta che ci sia stato un umano nell'Ottocento, anche uno solo, che si è fatto la domanda, o che si è alzato in una situazione tipo questa, chiedendo, ma siamo sicuri che condividiamo tutti lo stesso tempo? Io me lo vorrei immaginare, vorrei avere la macchina, se io avessi la macchina del tempo, quello che farei, di sicuro, la prima cosa, è andare all'Ottocento, in un bar, non so che avevano quei tempi, e alzarmi lì, magari facendo un ubriaco, e dire, ma siamo sicuri che condividiamo tutti lo stesso tempo? E vedere la reazione, no? Ma la reazione la sappiamo. Questo qui, se fosse esistito questo o questa persona, la risposta che avrebbe avuto è interessante, ma è facile, diciamo, è una speculazione, ma è facile pensare che sia corretta. La risposta che avrebbe avuto sarebbe stata: non certo che condividiamo lo stesso tempo. Guardate, quella è la questione insidiosa delle inferenze. Ingannate. La risposta che avrebbe avuto: non certo che condividiamo lo stesso tempo. E forse avrebbe detto, tu stai facendo una domanda che non ha senso. Cioè, è facile scommettere che nell'Ottocento questa persona che si alza a dire, ma siamo sicuri che tutti condividiamo lo stesso tempo, non gli sarebbe stato torto, ma gli sarebbe stato detto, tu stai chiedendo qualcosa che non ha senso. Cosa potrebbe mai voler dire che non condividiamo lo stesso tempo? Una sola, Andrea, perché se mi sa. Mi sa che te l'ho saltata una. Una per la salvata, va bene, questa non l'ho saltata. Ecco uno dei regali della scienza che, del tipo che sono a me particolarmente cari. Noi ora sappiamo che quella domanda, uno, ha senso, e notate che sono due cose diverse. Ora sappiamo che la domanda ha senso, poteva avere senso e la risposta essere sì, condividiamo tutti allo stesso tempo, ma noi sappiamo che ha senso e la risposta è no.
non condividiamo tutti lo stesso tempo. In particolare sappiamo che il tempo segnato da un orologio che è in moto rispetto ad un altro orologio, ad esempio il tempo che scorre su un orologio su un treno rispetto al tempo di un orologio che un amico ha nella stazione, se il treno è in moto, se il treno è fermo, no? Ma se il treno è in moto, i due tempi non sono gli stessi tempi. Non c'è un tempo preferito tra loro e sono dei tempi diversi. Se la velocità del treno è piccola, la differenza è impercettibile per gli orologi da polso, ma c'è una differenza che noi fisici ora misuriamo con facilità in contesti in cui sono in gioco velocità elevate. Quindi questa è forse invece tra le differenze ingannevoli che abbiamo smascherata quella più potente. Ci è costata una cosa per noi molto intima, questo vuol dire anche che il presente, passato e futuro mio non sono gli stessi necessariamente di tutti quanti. In particolare c'è questa questione che collega lo scorrere del tempo allo stato di moto dell'osservatore. E una cosa su cui tornerò tra un attimo è la questione che collegata a questo, la simultaneità di eventi non è assoluta. Andiamo avanti. Come siamo arrivati a questa straordinaria conquista? Non a caso con la prima evoluzione della divisa. Quindi siamo partiti dalla teoria galileana che ci regala la quiete relativa e ora con Einstein conquistiamo la simultaneità relativa. Smascheriamo l'inferenza di una simultaneità assoluta, quindi un presente, passato e futuro che sono a tutti in comune. E qui c'è tutta la storia, gli esperimenti di Michelson e Morley. È interessante poi una cosa, diciamo, come la matematica ha un ruolo poi in queste conquiste della fisica. C'è da apprezzare che il concetto di simultaneità relativa, insidioso per i non fisici, è un concetto che è legato intimamente a come si sommano le velocità. Quindi in Galilei c'era il tempo assoluto, ed è importante per me tra un attimo, e il contrappeso logico perché ci possa essere un tempo assoluto è che le velocità si sommino linearmente. Cosa vuol dire sommino linearmente? Vuol dire si sommino. La regola di somma, che è l'unica che un non fisico conosce, è quella che aveva Galilei: 1 più 1 fa 2. Anzi, è bello che c'è 2, 1 più 2, come mai 2? Comunque c'è un detto che dice è scontato l'esito di una certa somma. E abbiamo scoperto che la natura non fa le somme così, non in generale. Infatti in realtà speciale c'è un famoso 1 più 1 uguale a 1. Quando c'è una velocità che è pari a quella della velocità della luce, che si ha rispetto ad un osservatore che esso stesso ha velocità pari alla velocità della luce, la velocità per l'osservatore esterno al sistema, che per Galilei sarebbe stata due volte la velocità della luce, è una volta la velocità della luce. Quindi è un caso in cui la natura fa 1 più 1 uguale 1, okay? Ma 1 più 1 invece uguale 2 era cruciale per avere, per la legge di velocità, quel tipo di somma banale che tutti conosciamo, è un ingrediente centrale per avere la simultaneità assoluta. Andiamo avanti. Per me questo è anche un pretesto per una cosa che a me serve dopo, perché uno dei temi, anzi quello è l'unico tema che è esaltato, avendo in poco tempo toccato tutto, ma un altro tema che è cruciale a questa sfida di frontiera, dove vivo io, questa strana zona di frontiera, è il concetto di bellezza. Cosa è bello? E se l'uomo, l'umano, è in grado di apprezzare cose belle. Quindi mi serve sia per esibire un'altra differenza ingannevole di cui siamo liberati, ma anche per mostrarvi un esempio di bello per la natura e quanto impreparato è stato l'uomo a quel bello. Quindi con Einstein si arriva a questa nuova teoria relativistica, una teoria relativistica dove c'è la simultaneità relativa. Proverò a spiegare cosa vuol dire con una sola slide tra un attimo. Il contrappeso logico è che la legge di somma di velocità di Galilei, che ora scrivo così, è un modo un po' più complicato di quello che ho mostrato prima, posso solo dire che la velocità, per specificare la velocità in generale di un sistema, di un corpo, dobbiamo dare la velocità di questa, in questa direzione qua, in quell'altra, cioè verso l'altro,
i tre assi cartesiani per chi di voi, no? Quindi vanno, è un vettore la pubblicità, vanno specificate tre componenti. La legge di somma che aveva scritto Galilei, che funziona molto bene quando le velocità sono basse, e guarda caso Galilei ai suoi tempi aveva solo accesso a velocità molto basse rispetto a quella della luce, è quella per noi intuitiva, in pratica quella che fa 1 più 1 uguale 2. Dei componenti, le tre componenti della velocità, delle due velocità in gioco, quando si devono sommare queste velocità, si sommano linearmente. Ora, questa era quella che aveva Galilei, che noi tutti umani avremmo scommesso essere quella giusta, elegante e bella. Questa che ho scritto qui è quella che sappiamo ora che vale, almeno per ora vale, perché pure questa magari riceverà ulteriori, più complicate correzioni. Ma la natura non ha scelto questa, ha scelto questa formula complicatissima, per noi complicatissima. Ora, a me sembra che questo sia l'esempio migliore per fugare ogni dubbio che l'umano possa mai stabilire cosa è bello. C'è questa illusione, e questa illusione nella mia comunità, illusione che ovviamente non mi colpisce, neanche di striscio, però c'è questa illusione nella mia comunità che l'umano possa stabilire che una certa legge è bella, e quindi la natura dovrà adottare quella legge perché è bella. Però non, diciamo, non c'è espressione consentita dallo Zingarelli per spiegare quanto poco noi abbiamo il senso del bello. È ovvio che per definizione quella di sotto è bella, cioè quella è la legge che ha scelto la natura, fine. Io ora devo dire che è bella, ma è chiaro che i limiti dell'essere umano fanno dire a me ancora oggi, dopo forse 30 anni di fisica, 25, beh, come sarebbe stato meglio avere quella di sopra? E chiaramente capirete che ogni mio conto in cui devo usare quella di sotto dura parecchio, diciamo, prende solo. Andiamo avanti. Ora, cos'è la simultaneità relativa? È già quello, è pure un concetto vecchio più di un secolo, però è una cosa che ve lo posso spiegare un'altra volta, mi dovete dare un'ora solo per quello. Però in sintesi quello che abbiamo scoperto è che quello che è un'inferenza ingannevole è la seguente cosa. Non sono queste due immagini, guardate l'immagine sopra, quella chiaramente c'è un qualche fotografo che ha fatto questo grosso colpo, è riuscito a beccare l'evento in cui due fulmini colpivano simultaneamente due, probabilmente siamo a New York o a Chicago, due fulmini colpiscono simultaneamente due edifici, due parafulmini sui tetti di grattacieli di New York forse, okay? Un bel colpo per un fotografo. Quello che noi pensiamo di poter fare quando vediamo una foto così è di descriverla semplicemente, e guarda, quel fotografo è riuscito a immortalare il caso in cui i due fulmini colpivano contemporaneamente i due grattacieli. Cioè noi diamo un senso di assolutezza alla descrizione di simultaneità, cioè ci sembra che sia un fatto oggettivo che quei due fulmini è capitato che hanno colpito simultaneamente i due grattacieli. Noi ora sappiamo che questo non è vero. Se ci fosse stato un altro fotografo su un'astronave molto veloce a scattare una foto allo stesso, diciamo, processo, evento, nella foto di quell'altro osservatore si sarebbe visto uno solo dei due fulmini arrivare, mentre l'altro ancora non ha raggiunto il parafulmine. Cioè non c'è oggettività, non c'è assolutezza della informazione, non è quindi un'informazione molto significativa dal punto di vista della fisica, non caratterizza molto la storia della natura il fatto che un certo fotografo ha beccato quei due fulmini simultanei sul parafulmine. In realtà due fulmini che arrivano su quei parafulmini con un'arbitraria differenza di tempo, c'è un osservatore che si prepara un'astronave che va sufficientemente veloce e li vedrà cogliere i parafulmini in simultanea. Quindi tutti i fulmini sono simultanei, a patto di avere l'osservatore giusto che va veloce, e deve andare molto veloce in alcuni casi. Però non c'è, diciamo, tutti i fulmini che colpiscono quei due, tutti i fulmini che colpiscono quei due parafulmini sono simultanei in natura. O non lo sono, diciamo, non c'è nulla che differenzia, perché per ciascuna coppia di fulmini, se sono simultanei o meno, sta solo a trovare l'osservatore che si trovava, quello fortunato, che si trovava nello stato di moto giusto per poter asserire che erano simultanei. Quindi questa cosa delle nostre tante inferenze ingannevoli, soprattutto sullo spazio e sul tempo, notate l'inferenza ingannevole perché è diverso il primo esempio dagli altri che sto facendo.
Le inferenze ingannevoli su come funziona la cinematografia, sì, sono interessanti e divertenti, ma non sono intime, se volete, no? Però qui noi, in questo percorso relativistico, stiamo cambiando la nostra percezione dello spazio e del tempo, che sono invece forse, no, soprattutto il tempo, se volete, il tempo è il primo e lo spazio è il secondo, da tutti i concetti che ordinano la nostra vita, caratterizza la nostra vita. È interessante che, forse semplificando, potrei dire che della nostra percezione intuitiva dello spazio e del tempo, già adesso, già con Einstein, diciamo, l'ultimo pezzo che ci resta è, diciamo, è tutto cambiato, è tutto diverso, non c'è la verità assoluta, non c'è la simultaneità assoluta. Quello che ci resta è il concetto di simultaneità assoluta per eventi coincidenti. Cioè, anche nella teoria di Einstein, invece, questa seconda immagine, vedete, ci sono due fulmini che colpiscono simultaneamente lo stesso parafulmine. Allora, questo è un fatto oggettivo. Cosa deve dire un fisico? Questo è un fatto la cui oggettività è compatibile con tutte le osservazioni sperimentali fatte dalla fisica. Cioè, noi attualmente, con l'informazione della nostra intuizione, dobbiamo ritenere che il fatto che due fulmini colpiscano lo stesso parafulmine allo stesso momento è un fatto significativo, un fatto oggettivo, un fatto assoluto sul quale tutti gli osservatori concorderebbero. E su questo ci tornerò tra un po'. Ora cambiamo un attimo tema, perché come... Ah no, questo non lo abbiamo. Ora, il tempo, quando parlo del tempo, mi tocca almeno dedicare 30 secondi ai gemelli, e volevo giusto, anche lì è un po' come la questione del sasso che cade dalla torre. A volte si fa tanta fatica a spiegare il paradosso dei gemelli, ma diciamo che la cosa più interessante è spiegare perché non è un paradosso, cioè non c'è nulla di illogico. Noi troviamo paradossale alcune cose non perché non sono logiche, ma perché ci sono estranee, non sono parte della nostra quotidianità. Ma il paradosso dei gemelli, sì, è un paradosso, ma non è un paradosso. Due gemelli che fanno vite molto diverse, in particolare uno dei due ha l'esperienza di fasi di accelerazione molto violenta che l'altro non ha, invecchiano a velocità diverse. Non c'è nulla di illogico. È solo strano per noi perché non abbiamo mai visto due gemelli invecchiare in maniera molto diversa. In realtà non abbiamo visto questa cosa del paradosso dei gemelli, è di nuovo una questione della risoluzione temporale. Per un relativista come me, sappiate che è una cosa forse bella, forse brutta, un umano è semplicemente un orologio. L'umano per un relativista è un orologio. È un orologio scarso, ovviamente, perché, no? Se leggo l'orologio Alessandro, mi porta più o meno l'anno, nemmeno, cioè un errore di più o meno 5 anni. Vedo una persona, so che è nata nel 80 qualcosa, non so che nemmeno che anno è, so che in che decade sto più o meno. L'umano è un orologio scarso. È chiaro che con un orologio così scarso, essendo gli effetti realistici di cui stiamo parlando, effetti piccoli, è molto difficile accorgerci del fatto che invece, e sicuramente tutte le coppie di gemelli che avete visto, hanno avuto un invecchiamento diverso, perché hanno avuto esperienza di accelerazione diversa. Ma se un umano invecchia più dell'altro di un minuto in tutta la vita, non ce ne possiamo accorgere, perché l'orologio umano è molto scarso. Il paradosso dei gemelli, di nuovo, è un po' come la domanda dell'Ottocento, ancora rispondiamo, il paradosso dei gemelli adesso è un'esperienza sperimentale. Cioè, con gli orologi atomici, che hanno ora senza difficoltà precisioni del nanosecondo, a destra di secondo, basta preparare due orologi gemelli, metterne uno su un aereo che si fa quindi accelerazioni del tutto realistiche, dopo un po' di viaggi d'aereo, l'orologio che si è fatto i viaggi è più giovane di qualche nanosecondo, ovviamente, non così tanto, dell'altro orologio. Se scambiamo poi i due orologi per essere sicuri di non aver preso quello lento per la costruzione, se fanno gli stessi viaggi si riapparano. Quindi tutto funziona con la logicità di quello, la logicità, sono sempre due cose. Primo, il paradosso dei gemelli non è un paradosso. Secondo, è vero, cioè due gemelli invecchiano in maniera diversa. Sono sempre due fasi quando c'è un'differenza in arrivo molto profonda. Ora andiamo avanti, perché pur essendo quelle che io preferisco, quelle relativistiche, diciamo, un ottimo secondo posto lo devo assegnare a quelle quantistiche, e come è stato annunciato in introduzione, quello che faccio io è davvero
la sfida grande è far coesistere la natura per noi sconcertante, le teorie creatistiche più moderne, e la natura altrettanto sconcertante la meccanica quantistica. Lì non è che mi potete dare nemmeno un'ora, c'è una quantistica, una cosa molto molto lunga, però per i miei scopi oggi, con una semplice illustrazione, vi spiego anche come quello che per il mio lavoro è particolarmente importante è come la meccanica quantistica porti a sua volta a cambiare in un certo modo indiretto ma tangibile il ruolo che lo spazio e il tempo hanno nella nostra percezione della natura. E l'esempio è quello della double slip, non so come si dice in italiano. Doppia fenditura. Cominciamo quindi la doppia fenditura, vediamo perché la meccanica quantistica, cambia tutto. Diciamo, c'è da fare un volume da 1000 pagine solo su quante. Una pagina per ciascuna interferenza ingannevole smascherata dalla meccanica quantistica, ma questa è quella più rilevante per me. La doppia fenditura. Cominciamo con una sola fenditura. Abbiamo qualcosa che emette dei proiettili, c'è una fenditura davanti a questo emettitore di proiettili e poi c'è uno schermo dietro. Cosa succederà? Lo sapete tutti dalla vostra esperienza quotidiana, se la fenditura è stretta si andrà a formare, i proiettili che raggiungono lo schermo sono tutti allineati alla fenditura. No? Da dove altro poteva passare il proiettile? Giusto? Questo. Ora, fin qui poco male. Ora apriamo due fenditure. Ora se apriamo due fenditure, se ora ce ne sono due di fenditure, quello che noi ci aspettiamo e anche che osserviamo, no? Con i calciatori ce ne vuole uno particolarmente bravo se le fenditure sono piccole, ma a Napoli, quando io vivevo ancora a Napoli, avevo il tempo di andare allo stadio, c'era Maradona, a volte ho visto allenamenti dove questa cosa davvero succedeva. Cioè davanti alla porta c'erano due fenditure e lui la mandava o da là e i palloni si accumulavano, no? E quindi diciamo che una cosa, anche quella, con due fenditure ci vuole una persona di qualità particolari, ma che anche noi, per la quale abbiamo esperienza sensoriale, almeno quelli che hanno vissuto a Napoli in realtà. E quindi cos'altro potrebbe succedere? Ecco, immaginiamo, no? L'intervista a Maradona, cos'altro poteva succedere che non accumularsi dei palloni, no? Uno in corrispondenza, un gruppo in corrispondenza della venditura e un gruppo in corrispondenza dell'altro. Cos'altro poteva succedere? Ora, questo esperimento noi lo possiamo fare con proiettili molto piccoli, lo possiamo fare ad esempio con elettroni, singoli elettroni. E cosa succede? Che non succede quella cosa lì, l'unica cosa ovvia. C'ho due fenditure, c'ho due accumuli di proiettili. L'unica cosa ovvia, di nuovo, non solo non era l'unica cosa ovvia, avevamo ragionato male, prima fase. Seconda fase, essendoci altre cose ovvie, poteva essere la cosa che capitava. Non capita. I palloni elettroni si accumulano con una legge che è molto carina, una legge che tra l'altro è interessante, che riproduce il comportamento di alcuni fenomeni di propagazione dei fluidi, un po' come se passasse un'onda in quelle due fenditure, la legge che di accumulo dei proiettili elettroni non comporta, anzi in alcune condizioni, una delle zone bianche dello schermo è proprio dove? Quella dritta della fenditura. Si possono creare condizioni che proprio dietro la fenditura non ci sta mai l'elettrone. Inferenza ingannevole. Ora cerchiamo di capire dove sta. Noi diciamo, ma com'è possibile? Col pallone di Maradona la cosa era davvero impossibile, che dice, io poi mettiamo che io chiudo gli occhi, lo lascio tirare, so già che dopo troverò i palloni in corrispondenza delle due fenditure, perché dove altro potevano passare? Ci siete? Chiudo gli occhi, apro gli occhi e invece trovo i palloni in tanti posti. Allora dico, ora non li tengo chiusi gli occhi, ora lo guardo quando tira, guardo dove passa la palla, dovrà passare a destra o a sinistra e il pallone finirà, o dal lato destro o dal lato sinistro. Tutto questo è vero, possiamo aprire gli occhi, seguire la traiettoria del pallone e vederli accumulare a destra e a sinistra.
Qual è la cosa importante in tutto questo ragionamento? Che un pallone è un oggetto macroscopico. Quindi quando noi lo osserviamo, non lo disturbiamo molto. Noi possiamo osservare un pallone e non modificarne molto la traiettoria che il calciatore aveva inteso impartire a quel pallone. Ora, con gli elettroni non possiamo proprio fare questo ragionamento, no? Se noi andiamo, e chiaramente non con l'occhio nudo, ma usando qualche sistema per osservare gli elettroni, li disturbiamo a sufficienza che questo esperimento non si può proprio fare. Quindi proprio l'idea che noi abbiamo di pensare che, beh, ma se deve passare per le tenditure, io poi potrò andare a vedere da che lato è passato, è un'esperienza che in realtà ci sembra ovvio che si possa fare, invece in natura non è consentita. C'è proprio una legge fisica che stabilisce il fatto che se si vuole andare a controllare da che lato passa l'elettrone, questo esperimento non si può più fare, si disturba così tanto l'elettrone che questo esperimento non si può più fare. Detto questo, anche per spiegare come ci sono tante inferenze, cioè noi quello che vediamo per un sistema macroscopico, ad esempio in questo caso, quello che noi siamo abituati a fare con un sistema macroscopico, assumiamo automaticamente che sia fattibile con un elettrone isolato. Beh, chi l'ha detto? Quella dove la logica cede. Andiamo avanti con l'ultimo verso di questa cosa. Quindi, perché questa particolare, tra l'altro meravigliosa, ma poi perché questa per il mio tema è particolarmente importante, questo ci dice una cosa importante, non necessariamente sembra cambiare la nostra percezione di cosa sono lo spazio e il tempo, ma cambia la nostra percezione però della traiettoria di una particella nello spazio-tempo. Perché è chiaro che se non abbiamo più questo strumento di poter dedurre dalla posizione delle tenditure dove va a finire l'elettrone, qualcosa c'è sotto che ha a che fare con la diciamo, ingannevolezza della nostra inferenza che un corpo, una particella, un elettrone, un pallone abbiano sempre una traiettoria spazio-temporale ben definita. È evidente da questi dati sperimentali che l'elettrone non ha una traiettoria ben definita. In realtà il modo di descriverlo dal punto di vista matematico è che ogni elettrone passa sia nella tenditura di destra che in quella di sinistra. Lo so che sembra una fase che non ha senso, ma di nuovo, uno, ha senso, secondo, la natura fa così. Okay. Detto questo, andiamo avanti. Quindi ora siamo, diciamo, ho scelto di arrivare a questa sfida di unire la relatività, ho omesso gli aspetti gravitazionali delle teorie relativistiche, ma sono anche quelli centrali in tutto questo discorso, e la meccanica quantistica per arrivare al punto di dover mettere insieme queste due grandi teorie, queste teorie che hanno, diciamo così, arricchiti smascherando differenze ingannevoli. Ora vi serve un ultimo ingrediente prima di potervi proporre, diciamo, la natura della sfida con cui mi confronto. E questo è un altro tema che ha delle connotazioni, diciamo, emotive, ecco, più oltre che intellettuali per l'uomo, ed è il tema della unificazione. Guardiamo un po' la storia della descrizione delle uno sketch molto rapido, ma alla storia della descrizione dell'umano, delle interazioni presenti in natura. Fino alla metà dell'Ottocento, dopo un po' di esperienze, la situazione a metà dell'Ottocento era che essenzialmente la fisica descriveva i fenomeni naturali in termini di tre interazioni: quelle gravitazionali, fenomeni gravitazionali, quelle elettriche e quelle magnetiche. Poi, quelli di voi che hanno fatto studi di fisica minimo avanzati sapranno che con gli studi di Maxwell siamo arrivati a capire che due classi di interazioni, quelle elettriche e quelle magnetiche, in realtà non erano che due lati della stessa medaglia. E noi ora in fisica non parliamo più di fenomeni elettrici e fenomeni magnetici, noi abbiamo solo i fenomeni elettromagnetici. Questo è l'esempio, tuttora il più magnifico esempio di unificazione. Quindi quando attorno negli anni 60 Maxwell dà forma alla sua teoria, negli anni 60 dell'Ottocento, il numero di classi di fenomeni conosciuti dall'uomo scende da 3 a 2. È una cosa bella questa? Sì. No. Perché sì?
ogni umano, quando faccio questa domanda, l'ho fatta in nazioni diverse, a campioni diversi, non c'è stato uno che ha detto no. Io dico no. Ma non per dire no, ma soltanto per riconoscere come l'umano e l'Italia siamo così diversi per certi aspetti, ma diciamo, di nuovo non ce lo zingarello. Ora, poi cosa è successo però? Che bello, siamo arrivati a due, magari poi arriviamo a uno, chissà perché, se ce n'è una sola, tutti, se ci fosse una sola interazione che descrive tutti, sarebbe bello? Sì. Non so perché. Allora, dopo quella straordinaria scoperta di Maxwell, però, la natura ha scalciato. Quindi poi nel corso del Novecento noi abbiamo scoperto le interazioni deboli, che sono tutta un'altra classe di fenomeni, e anche le interazioni forti. Quindi siamo peggio di prima, perché ora diciamo, nella seconda metà del Novecento ci troviamo di nuovo ad avere quattro classi di fenomeni. E l'ultima novità, che di nuovo è stata ben nota, grande conquista, che bello abbiamo unificato, l'ultima novità è, diciamo, tra gli anni 60 e gli anni 80, ho segnato gli anni 70 del secolo scorso, abbiamo capito una cosa, che le interazioni elettromagnetiche deboli e forti sono tra di loro unificate, ma in un senso meno sublime della unificazione che aveva fatto Maxwell. Sono unificate nel senso che sono descritte dalla stessa classe di teorie, però mantengono un livello di indipendenza che per un fisico è molto, per i fisici, quel tipo di fisico che risponde sì alla domanda unificazione è bella, sì, è molto dolorosa per quelli là, perché ciascuna mantiene un importante livello di indipendenza, la loro intensità. Ciascuna interazione ha un parametro, una cosa che noi non possiamo far altro che misurare, che caratterizza quanto sono intense queste interazioni. E queste tre interazioni, quelle elettromagnetiche, deboli e forti, noi ora le descriviamo nella stessa teoria, che poi è il modello standard che stavo menzionando prima, quindi una teoria che le unifica, ma mantenendo una indipendenza per quanto concerne la costante di accoppiamento, segnando il fisico, quel parametro che in fisica caratterizza quanto sono intense queste interazioni. Questa è una importante differenza con l'unificazione compiuta da Maxwell, dove l'elettricità e il magnetismo finiscono in un'unica teoria che ha un unico collettivo parametro di intensità. Andiamo avanti. Questa storia è importante per il primo indizio su questa frontiera che affascina alcuni di voi. Ora c'è una cosa interessante. Ora, come stiamo messi con le costanti di accoppiamento? Cioè, qual è la relazione di grandezza tra queste costanti di intensità delle diverse forze? La cosa che sorprende chi non ha studiato fisica, e lui ha vissuto la natura ma senza studiare fisica, è che di gran lunga la più debole interazioni, le più deboli interazioni sono quelle gravitazionali. Di nuovo, ci potrebbe essere una facile inferenza, molto ingannevole in quel caso, di pensare che, visto che è la gravità tra tutte le interazioni quelle che più condizionano la nostra vita, dovrebbe essere l'interazione più forte. Invece di gran lunga la più debole, ma è l'unica che è esattamente additiva. Quindi noi siamo corpi macroscopici in prossimità di un corpo molto macroscopico che è la Terra, e quindi questa forza molto molto debole in realtà ha un effetto cumulativo significativo su di noi. Viceversa, le altre interazioni, quelle elettromagnetiche, deboli e forti, quelle elettromagnetiche vi sono familiari, sapete che non sono tutte additive, perché se avete un po' di elettroni, un po' di protoni, quindi un po' di cariche positive e un po' di cariche negative, potete ottenere un corpo neutro. Non esiste un corpo neutro gravitazionale. Se metto più particelle insieme, il corpo diventa sempre più pesante. Invece, dal punto di vista dell'elettromagnetismo, la carica elettromagnetica, se metto particelle insieme ma che hanno cariche diverse, il risultato finale è un corpo essenzialmente scarico di carica elettromagnetica e molto carico dal punto di vista gravitazionale. Questo per spiegarvi come mai c'è una linea molto in basso. Quindi cosa sono questo grafico è, diciamo, c'è dietro tanta fisica e tanta storia fisica, ho fatto solo un cartone animato, però non a noi. Però, quindi noi abbiamo, tra l'altro, è divertente, anche i fisici vengono vedi molto bene, queste
questi parametri di intensità delle forze si chiamano costanti di accoppiamento. Tuttora li chiamiamo costanti di accoppiamento perché all'inizio pensavamo che fossero numeri. I primi fisici che hanno inventato un numero pensavano che fossero dei numeri fissati dalla natura. E ora sappiamo che queste costanti di accoppiamento non sono costanti, cioè dipende a che quanta energia hanno le particelle in gioco, quindi la stessa carica, ecco, due elettroni ad esempio interagiscono in ragione di questa unità di carica elettromagnetica che portano, ma l'intensità della loro interazione elettromagnetica dipende anche da quanta energia hanno. Ecco perché le costanti di accoppiamento non sono più costanti in fisica, e infatti abbiamo questi diagrammi. Questo cosa vorrebbe dire? Questo, diciamo, ora l'ho fatto in metri, quindi andare ad alte energie, grazie alla meccanica quantistica, vuol dire andare a distanze più basse. Quindi vedete, la forza di gravità, questo alfa g, sarebbe una rozza stima di quanto è intensa la gravità a seconda di quanto sono energetiche le particelle in gioco, ovvero quanto sono piccole, perché più sono energetiche, più sono piccole, quindi do in metri. Vedete che è molto piccola l'intensità della gravità, ma cresce rapidamente, secondo le nostre attuali stime, forse ingenue, ma le migliori che possiamo fare. Lì in alto abbiamo quei tre elementi di indipendenza che hanno preservato i tre aspetti del modello standard. Non c'è un unico parametro lì in alto, sono molto più intense le interazioni del modello standard rispetto alla gravità, tra loro sono più o meno comparabili, ma hanno intensità diversa. Una cosa straordinaria che abbiamo scoperto è che, misurando l'andamento di queste tre costanti ed estrapolando, perché non è che possiamo misurare fine energie che ancora non raggiungiamo, però estrapolando le misure attuali, sembra suggerire che in realtà queste tre costanti sono diverse alle energie che attualmente siamo in grado di raggiungere, ma potrebbero avere lo stesso valore ad una qualche energia molto grande che per ora non siamo in grado di raggiungere. E quel valore inferito da questo ragionamento è anche un valore che sarebbe compatibile col fatto che anche la gravità si unisce alle altre tre. Okay? Di nuovo, se vi piace l'unificazione, come piace a tutti gli umani, qui c'è veramente una zuppa grossa, no? Perché c'è l'opportunità di vedere tutti i fenomeni della fisica unificare da qualche parte. Fantastico, orribile. Andiamo. Quindi questo è uno degli aspetti dell'unificazione. La cosa interessante per cui mi serviva anche quel grafico, non l'ho detto su quel grafico, ma lo dico adesso, è che la scala di energia, o la scala che anche noi fisici convertiamo in una scala di lunghezza, a cui questa unificazione complessiva potrebbe verificarsi, ma solo estrapolando sui fatti attualmente a nostra conoscenza, e quindi un'estrapolazione ardita ma legittima, Questa energia sarebbe l'energia di Planck, la scala di Planck, alla quale tornerò tra un attimo, che in questo momento non ho gli strumenti per farvi capire quanto è gigantesca quella scala di energia. Ora vi provo a farvi vedere, ma come sto? Come stiamo? Va bene. 9720. Ok. Non mi preoccupo, va bene. Allora, rapidamente, di nuovo, perché questa scala di Planck ora sarà quella che caratterizza la sfida. Quando siamo lontani da questa scala, è un po' il peso che si porta sulla comunità, e quindi devo provare a motivare almeno in due modi questa scala. E vediamo un altro modo in cui questa scala interviene. Allora, la cosa interessante per un fisico, di nuovo, è che noi non possiamo parlare di aria. Quando noi parliamo di punti dello spazio-tempo, non intendiamo K. Noi dobbiamo intendere per punto dello spazio-tempo un qualcosa che sia identificabile con una procedura operativa. Che vuol dire? Vuol dire che sia qualcosa che io posso indicare, essenzialmente. Come indica però con precisione un fisico? C'è la precisa procedura che spesso viene attribuita a Einstein, perché è quello che è una procedura ovvia, però è Einstein che ne ha reso celebre l'utilità logica. Come fa l'osservatore Alice
a localizzare un evento nello spazio-tempo. L'esempio più semplice di evento localizzato da un fisico, Alice, nello spazio-tempo. L'esempio più semplice di un evento localizzabile è: Alice piazza uno specchio ad una certa distanza da lei, ma nemmeno deve sapere qual è questa distanza. Piazza lo specchio e poi basta che sia lontano, quindi che non è che lo tocca con la mano, perché sennò poi mi confondete, lo mette molto lontano, o meglio si allontana dallo specchio, e poi per stabilire, localizzare un evento spazio-temporale con grande precisione, manda una particella puntiforme, la più puntiforme che si trova, la manda verso lo specchio la rimanda ad Alice, quindi vedete, questo è il diagramma spazio-temporale del viaggio di una particella che prima viene mandata verso lo specchio e poi torna ad Alice. Se Alice misura questo tempo, questo intervallo temporale, può inferire la distanza a cui si trova lo specchio e può anche inferire qual è l'istante esatto in cui c'è stata la collisione tra la particella e lo specchio. Questa è una procedura operativa. Se conosce la velocità della particella, se è un fotone la situazione è particolarmente facile, perché il fotone nelle nostre attuali leggi ha velocità, diciamo, fissata dalla natura. È chiaro questo punto? Con questa procedura è un esempio in cui c'è una localizzazione spazio-temporale operativamente ricostruita. Ora, un problema è per il fisico, per parlare di punto dello spazio-tempo, dovrebbe essere possibile stabilire la posizione di questa collisione tra il fotone e lo specchio con precisione arbitrariamente elevata. È chiaro che ogni misura non stabilirà mai un punto, l'ho detto prima, ogni operazione di misura avrà per forza un errore, avrà per forza un limite. Quindi in nessuna misura in realtà noi vediamo un punto, ogni misura definisce una zona, dice la interazione è avvenuta in una certa regione. Non ci sarà mai, questa è una petizione che mi avventuro a fare, non ci sarà mai un'operazione di misura che stabilisce il punto in cui c'è stato un evento. Ogni operazione di misura andrà a stabilire una regione in cui il punto dell'evento doveva essere posizionato. Ora, finora tutte le nostre esperienze suggeriscono che, sebbene noi non abbiamo mai stabilito il punto esatto di un evento, non ci sia un limite. Cioè, se noi miglioriamo sempre le nostre macchine, potremo definire la posizione di un evento sempre più precisamente, che non c'è limite. Questa è l'idea che la geometria dello spazio-tempo sia classica. Però vediamo ora come, andiamo un attimo avanti, vediamo come questa idealizzazione è venuta in crisi proprio con le due teorie che sono nate all'inizio del secolo scorso, la prima metà, che erano all'inizio del secolo scorso, anni 30. Anzi, passami direttamente alla prossima, perché vi ecco. Guardiamo il lato della meccanica quantistica. Ricordate la doppia fenditura? Cioè, ora, delle particelle che fanno quelle strane cose della doppia fenditura, però, non sono tanto adatte a stabilire il punto esatto di interazione tra specchio e fotone. Cioè, se il fotone si propaga con una legge, che non ho gli strumenti oggi per descrivervi, ma con una legge che è tale che può passare tra due fenditure simultaneamente, è evidente che non è un tipo di sonda, non è un tipo di corpo adatto a determinare molto precisamente quella posizione del punto di collisione. Quindi la meccanica quantistica introduce un limite assoluto a quanto un fotone può localizzare un evento. Ma allora ci sono i punti dello spazio-tempo oppure no? La meccanica quantistica in realtà non consente quasi mai di parlare di punti dello spazio-tempo, ma c'è una idealizzazione, un limite. Ora, se il fotone avesse energia infinita, o se comunque io usassi una particella di massa infinita, cosa che ovviamente non è possibile, ovvio che non abbiamo, però ad energie via via più alte si può raggiungere una precisione via via più elevata nella determinazione del punto dello spazio-tempo. Perché questa cosa per voi astrusa è interessante? Perché è in questo modo che la meccanica quantistica si guadagna la possibilità di far riferimento a uno spazio-tempo classico, quindi stavolta. In relatività generale, la cosa divertente, anche in relatività generale c'è un volo legittimo per lo spazio-tempo classico.
per avere questi punti che sono ben definiti, ma nel caso dell'eredità generale c'è un limite, un'astrazione opposta, cioè tutte le somme nella teoria relativistica, quelle assegnate, adesso noi abbiamo particelle che hanno traiettorie davvero, diciamo, come noi ce le immaginiamo, precise nello spazio del tempo. Però capirete che, visto che la gravità deve essere tenuta in conto, se usiamo particelle di energia infinita, ora abbiamo capito con Einstein che l'energia è un po' come la massa, cioè crea attrazione gravitazionale. Se noi davvero spariamo a quello specchio un fotone di energia infinita, non succede altro che formarsi un buco nero, non c'è la misura. Quindi notate come queste due teorie hanno due modi complementari di dare senso al concetto di punto dello spazio-tempo. Essendo complementari, non sono con la loro compatibili. Noi sappiamo, quelli che fanno il mio lavoro sanno, che una nozione che è stata con noi per tutta la storia della fisica, forse per tutta la storia dell'uomo, l'idea che gli eventi si verificano in un punto preciso dello spazio-tempo, che poi noi possiamo determinare con una qualche imprecisione, ma il punto di per sé avrebbe un'identità assoluta, assolutamente precisa, questo punto va abbandonato. Andiamo un attimo avanti, giusto per dire che poi se si vanno a fare i conti, io vi ho spiegato troppo velocemente una cosa che è molto complessa, ma questa questione sullo spazio-tempo, per dire, non sappiamo ancora, c'è un'inferenza ingannevole che dovremo smascherare, ma questa non ve la posso dire, perché non la so la risposta, quello di prima era facile, questa è quella che è una di quelle che vorrei capire, ma che non vi posso spiegare, e non tornerò qui a spiegare. Il punto di questa cosa è che la scala, quindi ora, qual è la massima precisione che si può avere nella determinazione di un punto dello spazio-tempo? Se si fanno i conti e si stima, di nuovo viene fuori questa scala di Planck che ho menzionato prima, alla quale ora comincio a dare un numero che non suona neanche reale, 10 alla meno 35 metri come lunghezza, 10 alla meno 35 metri. Quindi significa dividere 27 e altri 8, 100, dividere un metro per 100 milioni di miliardi di miliardi di miliardi di volte. Detta così è veloce, quindi non si capisce. Quindi andiamo avanti per farvi capire. Saltala questa, per cortesia. Ecco, questa è quella che non era bellissima per il post, però su questa io riesco a gestirmi meglio. Per farvi capire quanto siamo lontani dalla lunghezza di Planck. Qui c'è un po' tutto quello che conosciamo, diciamo quello che davvero conosciamo parte qui a scala di lunghezza molto grandi, quando osserviamo galassie, sistemi di galassie, fino alle scale più piccole che osserviamo, che sono quelle di circa 10 alla meno 20 metri. Il nostro microscopio più potente che abbiamo adesso è l'LHC, come sapete. Cioè, questo acceleratore, quello che usiamo, è grosso, ma è un microscopio, è quello che abbiamo attualmente come strumento che localizza meglio le cose. E la scala di localizzazione che ha è davvero impressionante, 10 alla meno 20 metri. Siamo a scale subnucleari, subatomica, subnucleare. Questo è il livello di precisione del nostro più potente microscopio. La lunghezza di Planck è ancora un milione di miliardi di volte più piccola. Quindi avrete bisogno di un miglioramento della precisione dell'LHC, e qui stiamo arrivando alla questione più centrale per quello che vorrei dire oggi. Dovremmo avere un miglioramento di risoluzione dei nostri attuali microscopici di 10 alla 15 volte, che vuol dire migliorarli un milione di miliardi di volte. Okay. È chiara questa slide? Posso andare avanti di questa, no? Andiamo alla prossima, per cercare di ragionare un po', allora, quando possiamo stimare, e ciò detto non torno a spiegarvela questa inferenza ingannevole che prima o poi l'uomo scoprirà, quando potremo smascherare questa inferenza ingannevole, probabilmente molte altre, quella scala di Planck probabilmente cambia tutto. Bisognerebbe guadagnare altri, in gergo fisico, altri 15 ordini di grandezza, ho appena sottolineato, un milione di miliardi di volte di miglioramento della precisione.
pensiamo al secolo scorso, il Novecento, diciamo, siamo tutti d'accordo che è stato il secolo più straordinario della scienza. Dal punto di vista della potenza dei microscopi, in un secolo abbiamo guadagnato circa 10 ordini di grandezza. Davvero, tra l'inizio del Novecento e la fine del Novecento, i nostri microscopi, nel senso generalizzato che usiamo, sono migliorati almeno di 1 miliardo di volte. Una cosa impressionante. Se ragioniamo così, l'appuntamento con la scala di Planck sarebbe quando? Tra 150 anni. Non possiamo ragionare così. Chi fa il fisico sa che questo grande successo del Novecento sta, come diciamo noi, saturando. Cioè, ogni 10 anni però, è vero che nel corso del Novecento abbiamo guadagnato circa 10 ordini di grandezza, ma stiamo perdendo spinta. Cioè, ora noi già abbiamo visto negli ultimi 2 decenni abbiamo guadagnato molto meno di 2 ordini di grandezza. C'è un comportamento che tecnicamente si chiede come una saturazione, cioè impari molto, impari molto, impari un po' di meno, non stai quasi imparando più niente. Quindi se invece estrapoliamo, facciamo qua, ovviamente la scala di Planck la possiamo incontrare domani, ma è molto improbabile. Con l'informazione a nostra disposizione dobbiamo provare a immaginare quanto è lontano questo appuntamento, e anziché usare una legge grossolana tipo 10 ordini di grandezza in un secolo, se guardiamo più al quadro nel dettaglio che vediamo adesso,